Aiuta a capire perché questo salto tecnologico è così importante per i cittadini, le aziende, la pubblica amministrazione di Siracusa. Tendenzialmente vorrei evidenziare i due aspetti più importanti del progetto di Open Fiber. Il primo è legato alla tecnologia. Negli anni abbiamo assistito a diverse realizzazioni di rete in fibra, che ho seguito anche personalmente, che in qualche modo hanno cercato di creare dei compromessi con le reti esistenti. L'esempio eclatante è l'FTTC, che prevede la fibra fino a dei cabinet stradali, ma poi dai cabinet alle abitazioni si arriva al rame. Soluzioni di fibra attraverso apparati attivi, quindi vincolati alla realizzazione di infrastrutture particolari. Oggi la soluzione che stiamo proponendo è una soluzione di una semplicità estrema, ma di grande efficacia, perché in realtà parliamo di una fibra ottica che parte dalla centrale e arriva direttamente a casa degli utenti, senza transito su apparati attivi. Quindi diventa invariante rispetto alla tecnologia e ai servizi che si vogliono applicare su questa fibra. È la prima soluzione oggi che consente in qualche modo di garantire in upload e in download 1 giga per tutti in maniera indiscriminata. Il secondo aspetto importante per Open Fiber è che questa infrastruttura non viene realizzata da un operatore per un uso esclusivo, ma viene realizzato per essere messo a disposizione di tutti gli operatori. Non essendo noi un operatore che vende servizi al pubblico diretto, non siamo in regime di concorrenza. Quindi fondamentalmente quando noi arriviamo in una città, in un'area e cabliamo quell'area portando la fibra all'interno degli edifici e quindi a casa dell'utente, qualsiasi operatore può vendere i suoi servizi usando la nostra fibra come struttura portante. La scelta di Siracusa come nasce? La scelta di Siracusa nasce in un piano che prevede dei grossi investimenti in Sicilia, in tutta la Sicilia, come dicevo prima. Tendenzialmente noi abbiamo preso in esame tutte le città della Sicilia. Siamo partiti subito su Palermo e Catania perché erano le due città più importanti e Siracusa perché si è aperta questa opportunità condivisa con il sindaco e quindi in qualche modo la città è molto recettiva ad avere questi servizi. Ma noi abbiamo a piano, anche se in una fase leggermente posticipata, anche Messina ed altre aree della città, quindi non ci limiteremo sicuramente a realizzare solo Siracusa.